Sono qui per due motivi. Innanzitutto perché la ripresa del commercio, dell'artigianato ha molto a che fare anche con la ripresa della socialità della nostra città, della vita quotidiana. E quindi è fondamentale essere vicini e dare una mano. Noi l'abbiamo fatto concretamente, come ci è stato riconosciuto da tutti i commercianti e le categorie, con 1.700.000 euro già da un mese di interventi, togliendo costi veramente, dando la possibilità di aumentare i plateatici, rendendoli gratuiti, tutte le cose che sapete. Il 12 giugno inaugureremo il parcheggio Pradella con il doppio dei posti di prima, gratuito fino alla fine dell'anno, le prime tre ore. Questo è un servizio fondamentale, importante anche per il commercio. Spero che si arriverà presto a condividere, come siamo d'accordo, anche orari diversi con aperture serali. Faremo una importante programmazione culturale per il centro storico con eventi che stanno nelle regole, piccoli eventi, ma in grado di animare il centro storico e di dire ai mantovani e ai cittadini della provincia che ogni sera avranno un motivo per venire in centro, fare un giro, mangiarsi una pizza, bere un caffè, vedere i negozi aperti. E condivido molte delle loro richieste che fanno al governo e regione. In particolare la richiesta che fanno al governo è di togliere burocrazia, perché il governo ha messo tanti soldi, ha messo 55 miliardi di euro, due finanziarie sul paese, ma il tempo tra il quale le misure vengono decise e quando arrivano nelle tasche degli italiani è un tempo ancora troppo lungo, e quel tempo fa la differenza. Quindi serve davvero meno burocrazia, serve che la cassa integrazione arrivi, e su questo ci sono ritardi, e serve anche che la regione dia una mano, perché la regione ha competenza sul commercio e servono risorse, serve la liquidità. E quindi è un tema naturalmente che è in capo alle banche, ma anche qui è in capo alla necessità davvero di sbloccare i meccanismi che dà un decreto che consente di dare la liquidità. Al fatto che arrivino passa ancora una volta un tempo troppo lungo. Ed è fondamentale, il tempismo, la liquidità e meno burocrazia sono gli elementi su quali noi abbiamo lavorato, ma su quali devono lavorare anche Regione e Governo. Il perché della mobilitazione di oggi a Mantova? Intanto l'abbiamo fatta seguendo i carismi della sicurezza sanitaria, che è il primo punto sicuramente importante. Il secondo è quello di creare un'attenzione, una sensibilità da parte del governo soprattutto, ma anche della regione, per una nostra categoria che è stata la più penalizzata sicuramente con le chiusure, e che ancora sta soffrendo enormemente questo tipo di crisi dal punto di vista sociale, economico e finanziario. Per cui il motivo è sensibilizzare un po' tutta la categoria e poi chiedere al governo, lo faranno sicuramente direttamente i nostri rappresentanti delle imprese che sono collegati simbolicamente con la fascia, e noi continueremo il nostro ruolo di azione, di coordinamento, di coesione, di rappresentanza, di appartenenza come categoria, ruolo che Confcommercio in questi tre mesi ha svolto egregiamente grazie all'apporto dei suoi dirigenti, della sua struttura. Le richieste sono le solite: liquidità, tempi brevissimi anche per intervento, contributi a fondo perduto, l'accesso al credito. E lì Confcommercio sta giocando un altro ruolo importante, perché abbiamo il consorzio Fidi che a richiesta di garanzia del 50-60% per le banche è sempre pronto e disponibile. In più la sburocratizzazione: vogliamo un'Italia più semplice, più snella, meno tempo da perdere, meno costi da affrontare. Queste sono in linea di massima le valutazioni della motivazione della manifestazione di oggi. Siamo qua stamattina con tanti colleghi del commercio, del settore del commercio, che stiamo manifestando in maniera molto civile un senso di preoccupazione, di dissenso verso quella burocrazia che non si allinea con nei tempi, nella velocità di quello che è il mondo delle imprese. Oggi il mondo delle imprese, dopo due mesi, penso che il consenso di responsabilità si è adeguata a quello che poteva essere una chiusura totale
sempre in funzione appunto del bene collettivo, quindi l'emergenza sanitaria, l'abbiamo fatto di buon grado, senza tentennamenti, dato anche dal fatto che non dimentichiamo che l'imprenditore è anche famiglia, è padre di famiglia o madre di famiglia, quindi intendo dire con senso di responsabilità abbiamo accettato questa cosa qui. In questi ultimi 2 mesi ne abbiamo sentite tante, forse troppe, situazioni che comunque dovevano venire incontro per il rilancio appunto del mondo delle imprese, cose che invece i tempi della politica ancora oggi non sono allineati con i tempi dell'imprenditore. Oggi siamo qua per protestare contro un governo che ci ha abbandonati, che ci ha tolto il sangue, ci ha tolto la voglia di vivere. Siamo qua per chiedere a questo governo delle misure concrete per il rilancio dell'economia, sia sotto forma di aiuti economici, ma soprattutto come sotto forma di programmazione e di regole. L'unica che ci è venuto incontro in questo stranissimo momento, in questo bruttissimo periodo, è stata l'amministrazione locale, a cui sicuramente di più non si può chiedere. Però abbiamo bisogno che dal governo centrale da Milano ci diano delle regole precise e sicure e soprattutto dei fondi per poter ripartire, perché questi 3 mesi per le piccole città, soprattutto quelle turistiche come la nostra, sono stati devastanti. Abbiamo perso la fetta più importante del nostro mercato e sarà molto molto difficile riprendersi. Sono sempre stato dell'idea che dalle crisi si possa ripartire in maniera serena, con della progettualità però, quella che a questo governo, e parlo sia come governo centrale che come governo regionale, manca. E abbiamo bisogno di risposte, abbiamo bisogno di aiuti concreti e ne abbiamo bisogno velocemente. Noi il nostro lavoro l'abbiamo fatto, abbiamo proposto le regole, abbiamo cercato di farle nella maniera più serena. Noi commercianti in generale sappiamo di cosa c'è bisogno, ma non possiamo farlo da soli. Il governo ci deve prendere per mano e aiutarci nel nostro percorso. Senza questo non andiamo da nessuna parte. Noi non siamo criminali. Noi vogliamo ripartire per il bene della socialità, della vita e della città, che è tutto quello a cui questo governo non sta pensando, o sta pensando in maniera troppo lenta. Così si muore. Noi abbiamo bisogno di progetti, di regole, e ne abbiamo bisogno velocemente. Ripeto, la nostra l'abbiamo fatta, adesso tocca a loro.